Avete messo questi manifesti, oggi dovevano parlare anche di voi in consiglio provinciale e invece anche questa volta non se ne è parlato, è andata deserta la seduta. Sì, in realtà il Presidente ci aveva promesso un consiglio monotematico proprio sul problema dei musei e della Diomede. Però questa diciamo, promessa è stata per ora disattesa, ci aveva detto che entro il 5 marzo avrebbe convocato un consiglio monotematico, invece oggi noi non eravamo neanche all'ordine del giorno. Ci siamo presentati comunque qui in assemblea sindacale perché abbiamo la necessità che questi problemi vengano risolti al più presto. Noi abbiamo una convenzione in scadenza il 31 marzo, quindi a brevissimo, e dal 1 aprile questi contenitori culturali importantissimi per la città e per la provincia, praticamente non si sa come potranno continuare ad operare. Tenete conto che abbiamo, come tutti gli anni, una forte richiesta da parte degli utenti e abbiamo circa 2.000 prenotazioni, 2.000 ragazzi delle scuole di vari istituti scolastici della provincia di Foggia e anche fuori dalla provincia che praticamente vorrebbero venire a visitare il museo e a fare le attività didattiche nei musei, però non sappiamo adesso come andrà avanti questa cosa e soprattutto chi dirà a queste scuole e a questi 2.000 ragazzi che non potranno più venire a visitare i musei nella provincia di Foggia. Però vi hanno detto che fine farete, oltre alla discussione in consiglio provinciale? Fino adesso abbiamo avuto soltanto parole, nel senso che ci hanno detto che quasi certamente la convenzione verrà prorogata, anche perché le competenze attualmente sono ancora in capo alla provincia e saranno in capo alla provincia fino a quando si deciderà, e questo dovrebbe avvenire a livello governativo e a livello dell'Osservatorio regionale della Puglia entro il 31 dicembre di quest'anno. Quindi diciamo che ci sono tutte le carte in regola, perlomeno per avere una proroga fino alla fine dell'anno. Però questa proroga ancora non è stata formalizzata e noi siamo abbastanza preoccupati perché comunque il 31 marzo sta arrivando. È chiaro che con la proroga è soltanto un punto di partenza perché poi noi abbiamo da sempre richiesto alla politica, purtroppo in passato è stato sempre disatteso questo, una programmazione seria delle attività culturali e dei contenitori culturali. E questo finora non è mai avvenuto. Speriamo che adesso, con diciamo, quest'ultimo strascico della provincia e poi l'ente che si farà carico di queste, ammesso che non sia più la provincia, che si farà carico di questi servizi culturali, si metta diciamo, seriamente a lavorare con una prospettiva e un ampio respiro su questi aspetti della cultura che sono importanti anche a livello nazionale e internazionale. Più volte vi siete presentati in aula, ora cosa siete disposti a fare per farvi ascoltare? Noi adesso aspettiamo, e su questo faccio un appello anche nuovamente al prefetto, perché noi abbiamo chiesto un incontro con il prefetto e siamo fiduciosi nella sua intermediazione. Abbiamo convocato anche uno sciopero per oggi, che abbiamo per ora sospeso proprio perché stavamo aspettando questa interlocuzione da parte del prefetto. Quindi ci auguriamo che nel giro di pochi giorni, sappiamo che si incontrerà con il presidente lunedì, si possa risolvere questa cosa e possiamo insomma, anche parlare con il prefetto e chiarire un po' e definire questa situazione.